Presidente Mattarella, il 4 novembre è la festa delle Forze Armate, della festa dell'Unità Nazionale ed è davvero importante ricordare i valori profondi su cui si basa la nostra Repubblica, che sono quelli della democrazia e della libertà, e lo è ancora più importante farlo oggi in un momento così complesso per la vita anche internazionale dell'Italia e di difficoltà dell'Europa. Il PD regionale ha presentato una proposta di legge contro i medici Novax. Lei è preoccupato del reintegro dei sanitari contro il Covid? Io ritengo che il messaggio lanciato da questa sanatoria sulle multe per i Novax sia un messaggio profondamente sbagliato. Ed è sbagliato non tanto per una ragione sanitaria, ma quanto per una ragione simbolica. L'Italia ci ha messo anni a uscire dalla pandemia ed è uscita dalla pandemia solo per una ragione, che è stato il comportamento virtuoso delle italiane e degli italiani, ma soprattutto l'arrivo dei vaccini. Noi non avessimo avuto i vaccini, credo avremmo avuto molte più vittime e ci avremmo messo molto più tempo a uscire dalla pandemia. Credo che appuntarsi sul petto la medaglia di aver sdoganato il movimento Novax sia comunque un errore. Lei ne ha parlato di queste cose, ha avuto modo di confrontarsi con il Presidente della Regione, visto che avete un rapporto quotidiano. Presidente della Regione, ovviamente è una delle autorità a cui compete la sanità. La mia opinione è molto chiara, non ignoro la sua.